Gioia, ci ha raggiunto l'assessore Boeri che deve scappare perché naturalmente i convegni oggi sono tanti. Gli do la parola dicendogli semplicemente, aggiornandolo un po' su quello che è successo oggi. Oggi abbiamo dedicato la mattinata ad approfondire i progetti che riguardano più direttamente il bacino della Darsena, il recupero dell'area della Darsena in Porta Genova, a partire dall'illustrazione che ci ha fatto l'architetto Rossi sul progetto del 2004, sulla quale poi si sono innestati molte considerazioni da parte di chi è intervenuto, presentando anche progetti come il progetto di Darsena Pioniera, i progetti di Bei Navigli e altri progetti che insistono su questo territorio. Nel pomeriggio abbiamo affrontato nel modulo che riguardava più direttamente il sistema d'acqua e il tema dei navigli, quindi il tema della navigabilità, ma anche i progetti che su quest'area insistono, e adesso stavamo affrontando più direttamente il tema del rapporto con l'agricoltura e il rapporto tra agricoltura e città, che poi è la caratteristica, l'obiettivo di fondo proprio del progetto Cives all'interno del quale siamo. Quindi questo è il percorso che abbiamo fatto fin qui. Ci resta ancora un pezzettino da fare con l'illustrazione di altri progetti e iniziative, però ti do senz'altro la parola perché ci possa così, aggiornare anche sulle iniziative del Comune in questo periodo su quest'area così significativa. Grazie mille, non vuole essere più che un saluto. Noi siamo ovviamente non solo attenti, ma presenti sulle politiche che riguardano la riqualificazione della Darsena, dei Navigli e del sistema anche agricolo, che ho sentito molto bene adesso. Su questo quadrante di Milano ha una particolare qualità e secondo me è anche, come dire, il luogo più opportuno per quell'idea di nuovo rapporto tra città e ruralità, di cui immagino la Sine vi abbia parlato questa mattina e che rappresenta uno dei grandi obiettivi di Expo, o meglio, di come Milano si può avvicinare all'Expo. Io penso che prima dell'inizio dell'evento, raccontando una sorta di oissa collettivo di grande accelerazione per migliorare alcune delle grandi questioni strutturali della città. E questa cosa non è solamente una questione di politiche pubbliche, cioè del fatto che l'amministrazione comunale, la provincia e la regione dicano bene, allora sull'agricoltura, sulla rigenerazione urbana, sull'idea di energia diffusa molecolare, sulla questione della mobilità ci sono queste politiche, ma è anche un tema molto legato al sviluppo di alcuni progetti esemplari nel territorio, e questo lo è, io ne sono totalmente convinto. Io penso che per una questione anche di marcare una differenza rispetto a delle politiche passate, la Darsena e il sistema di Navigli sono un luogo straordinario e fondamentale, in cui misuriamo anche la serietà di questa amministrazione e della giunta, e quindi anche la nostra come amministratori. Sapete che c'è un tavolo interassessorile che è già operante. Questo tavolo ha fatto un lavoro attento di esamina di tutte le condizioni pregresse di tipo legale, legate ai vincoli, progettuale, tecnico ed economico. E mi pare che questo lavoro sia stato fatto molto bene. Questo tavolo è un tavolo a cui partecipa anche Società Expo.
che noi crediamo sarà insieme al Comune uno dei soggetti fondamentali per anche il finanziamento delle opere che sono necessarie per ripristinare delle condizioni minime per la Darsena come grande piazza d'acqua milanese e per almeno una parte del sistema dei navigli. A questo tavolo era presente da sempre Gabriele Rabaiotti, che rappresenta in modo secondo me esemplare il rapporto tra il sistema di questa dimensione interassessorile, il consiglio di zona e tutto il rapporto con le associazioni, il mondo dell'imprenditoria, il mondo dei professionisti che sul territorio intorno al progetto Navigli e Darsena in questi anni ha lavorato secondo me in modo egregio. Dobbiamo andare avanti, quindi questo lavoro è già partito e noi dobbiamo cercare di accelerare anche su questo, quindi di cominciare a capire, a partire dal progetto vincitore del concorso che credo stamattina vi sia stato presentato, che è un progetto, come secondo me, buon progetto che ripristina le condizioni di base aggiungendo qualità, naturalmente togliendo tutta la parte sulla mobilità interrata che a questo punto per fortuna non c'è più, ma tutto il resto rappresenta una buona base di partenza e penso che si tratti di muoversi in quella direzione, quindi noi ci siamo e io in particolare coordinerò in parte questo tavolo interassessorile, ma ripeto, la funzione di Rabaiotti secondo me è fondamentale proprio come perno tra la giunta, società Expo, il consiglio di zona, il mondo delle associazioni e degli imprenditori. Grazie mille.